Ciao amici, ben ritornati per un'altra edizione della Reazione dell'Americano. Io sono l'americano, ma provo dal Canada. Qui in Canada, se diciamo americano, significa dagli Stati Uniti, che gli americani se l'hanno preso. Gli americani degli Stati Uniti se l'hanno preso. Ma per la mia zia da Milano mi chiamava americano, so pensato, chiamo la sezione della Reazione dell'Americano. Oggi faremo un'altra canzone del grande Caparezza. Questa canzone si chiama Fuori dal tunnel, well, maybe a tunnel in inglese, se una parola italiana pure non so, ma per l'inglese è tunnel. E questa è una canzone che sto a sentire per la prima volta, so pensiamo che, spero che mi piace, ma penso che mi piace, che la Caparezza è fortissimo. Ai lirici che hanno a che fare con le cose della società, quello lo sto a capire subito. E c'è un stile vicino come Eminem di voce. Dimmi se sono giusto o sbagliato, se lo pensate differente. Ma però, iscrivere a piacere, like and subscribe, e ora cominciamo con Fuori dal tunnel o il tunnel. Fammelo sapere. La Caparezza. E c'è il testo. Oh. C'è il testo in inglese. Leggo quello invece. Senti, tu non ti offendi se ti dico che sei trendy. Prendimi, per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento. Essendo amico di Baldambembo, sono un silenzio che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo. Con l'audio, l'autoradio, nell'auto cauto resto. Faccia a faccia con una focaccia, altro che l'autopasto. Capomastro, con validi manovali ricostruisco gli argini di una giornata ai margini della disco. E mi stupisco quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco com'è che si finisce a parlare di Gigro Boy delle strade di San Francisco. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Mi piace il cinema, è parecchio, per questo mi chiamano vecchio. E da giovani spumarsi e laccarsi davanti allo specchio. Sono vecchio, appunto, e prendo spunto dal tuo unto ciuffo. Mi sento stretto come quando incappetto un puffo. Oh, io odio Caparezza. Sbuffo pensando a serate tipo, del tipo, che facciamo? Io ho una tipo di seconda mano, che mi fa? Da pub, da disco e da divano. Sono qua, come una lodola, questo è il mio ramo. Io, immune al pattume della TV di costume, in volo senza piume, in un volume di fumetti sotto il lume. Non c'è paragone. Basta una birra e fermentazione e la tipa in fibrillazione per la nuova posizione. Ma tizia la tizia piena, mi delizia la tizia oscena. Ho fame e non problema se mi sfizia la pizza a cena. Serate a tema, ben accette, salame a fette spesse. VHS, se non bastasse, sulle casse. Sono fuori dal tunnel. Ok, sto a cominciare a pensare che non ci piace il divertimento accettato dalla società, forse sono sbagliato, ma quella palla che sta scappando ma che rappresenta il divertimento, non lo so, fammelo sapere che non sono proprio sicuro, ma però un po' di capisco un po', ma però la Caparezza, i suoi testi sono un po' più difficili, almeno per me io lo trovo un po' difficile a capire, proprio devo fare attenzione, ma questo è proprio tipo Eminem. Dal divertimento. Quando esco
sono molto più contento. Ma lui è troppo grande, sì. È troppo grande. Non sono 100% sicuro, ma penso che sta scappando dalle cose che la gente sono programmate per dire di accettare come divertimento. Si annoia quando è annoiato di stare a casa. Esce fuori e si fa contento. Io credo, non credo che quello è il significato. Proprio sta dicendo l'opposite. Come si dice opposite in italiano? Ma non ho. Ma cosa sta dicendo non è il significante. Quello è cosa sto pensando. Ma però io non credo che ho capito tutto il testo. Quello è il vero. Sapendo cosa so di Caparezza fino a questo punto, c'è molto di più a questa canzone. Quello è per sicuro. So, amici, vi voglio ringraziare. Facete i commenti. Ci sentiamo presto. Farò forse un'altra canzone di Caparezza prima che vado a Vasco Rossi. Ci vediamo. Ciao.